Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale di Esploraft. Che Roberto vi parla oggi andiamo a provare la nuova arma del tanto Pass R9. Andiamo a provare pure la nuova serie di punti. Devo dire, arma che è abbastanza interessante. Ovviamente è un'arma principale che ha più o meno l'effetto dell'assorti. Non so se c'è l'effetto dell'assorti che può sparare solo due colpi e poi va ricaricato. Ora, in quest'arma hanno migliorato la ricarica e hanno deciso di lasciare sempre il fatto che spari due colpi consecutivi, anche se caricato è tipo da 20. Ma vi ricordo che se voi tenete premuto, come in questo caso, l'arma sparerà solo due colpi, quindi voi dovete schiacciare sempre il pulsante per sparare. Comunque, intanto ciao ragazzi, mi iscrivo al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace al video. Perciò andiamo con questa partita, cerchiamo anche di attivare la serie di punti. Ovviamente sto giocando in amichevole. La serie di punti qua si carica. Non manca molto per caricare la serie di punti. Allora, la serie di punti, questa l'ha caricata, possiamo provare. Allora, vediamo come funziona. Io vorrei mettere un punto dove ho tanta visuale della mappa, quindi andiamo a salire sopra il container. Container dove sta questo. Ok, se abbassiamo. Andiamo a tirare tipo qua a destra. Ah, tre posizioni. Facciamo tutta questa linea. Tre. Quindi sono veramente queste bombe che cadono dall'alto su tre direzioni diverse. Quindi possiamo pensare come se fosse Predator. Tre Predator, però non sono comandati, quindi non c'è scudo davanti. Bellino che ho messo questa postazione vera che fanno vedere i danni che faccio con le armi, con le abilità. E si vede questo numerino 4 che esce dai corpi dei nemici, che è bellissimo. Comunque, sto girando sperando di trovare qualche nemico. Se penso che non ci vengono tutti quanti. Vediamo se riusciamo a ricaricare per la seconda volta. Qui aveva una pistola. No, stavo ricaricando. Allora, cerchiamo di scaricare la serie di punti. Se quest'arma bisogna usare una spada nucleare o mirando, perché no, non credo bene. Soprattutto che quando miri il mirino si riduce di molto, come potete vedere, quindi prendete il nemico in meno posti, deve essere molto più precisi. Secondo me un nuovo giocatore può trovare difficoltà a usare quest'arma, perché bisogna essere veramente precisi con quest'arma. Non so se sia una cosa che possa fare, ma anche in classificato, secondo me è più un'arma meme che altro. Anche l'assorti come secondaria è molto più forte di quest'arma come primaria. Ok, qui non stiamo caricando niente, che stanno rubando tutte le utilizzazioni. Ok ragazzi, questo era tutto, vi ho fatto vedere come funziona l'arma. Ho messo una build molto casuale, comunque ora ve la faccio vedere. Penso che possa migliorare, poi ognuno ha il suo stile di build, ma ovviamente ora vi faccio vedere la mia. Sì, va bene, tutte le vittorie, qua saltiamo tutta questa parte, non ci interessa.
La build che sto usando per la R9 in questo video, che sto usando, che ho usato in questo video, è la seguente, potete vedere qui, potete copiarla e provarla e fatemi sapere se l'avete provata pure noi. Ovviamente, piccolo tocco di classe, il portafortuna, ho messo questo, quindi. E niente ragazzi, questo era tutto, vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!